Siamo pronti? Ciao! Destinazione? Lanzarote. Oh yes! Oh yes! Eccoci qui a Playa Blanca, come si chiama? Playa Blanca mi sembra, o Playa Grande, no. O Playa Grande, una delle due. Oh yes. Siamo alla ricerca di un autonoleggio di domenica. Ce la facciamo? No. Informazioni di servizio per chi vuole venire a Lanzarote. Se volete venire ad agosto, non fate come noi, fatevi furbi e prendete la macchina online, perché prima di venire, perché noi eravamo convinti di trovare miliardi di auto, non ce n'è più neanche una in nessun autonoleggio dell'isola, e quindi abbiamo dovuto prendere una 500 Fiat alla modica cifra di 700 euro per 10 giorni. Che per l'Italia può essere un prezzo accettabile, ma qua mediamente per due settimane una macchina ti costa all'incirca 200 euro, 300 euro. La playa immensa del Los Pocillos, una Elisa un po' sfatta. L'oceano Los Pocillos. Siamo accampati brutalmente qui adesso. Fuerteventura. Ora andiamo a cercare le dune prima i taxi. Siamo nel deserto, ragazzi, nel deserto di Fuerteventura. Stiamo puntando dritti verso le Dunes de Coraleos, che sono là in fondo. Dunas, le Dunas, madosca, è lunga, ragazzi. Qua abbiamo il mare, dopo ci ristoreremo al mare, ma adesso prima puntiamo le dune. Cosa fai? Col prosciutto iberico? Attacco! Vista mare!
quello è il castillo, siamo ad Arcife, la capitale di Lanzarote. Qui c'è un bel ponte, adesso andiamo là. Stiamo difendendo Arrecife dai pirati. Siamo sul tetto della... del castello e lì va il cannone che io vado al punto di vedetta. Ah, forse qua si poteva salire? Sì. No, Fabio. Al punto di vedetta. Pirati show! Facendo il dune buggy con la Fiat 500 scassata appena presa a noleggio, ragazzi. 6 km di strada così. Aiuto. Che avventura meravigliosa la mia. Playa del Papagaio, la punta sud dell'isola. Stupenda. Papagaio. Oh, guarda che figo. Fredda l'acqua. Sotto le rocce vulcaniche, ma qua c'è un colore pazzesco. Vende cacos. Come potete vedere ci sono tanti cactus. Stava che ti faccio una foto. Allora in fondo c'è un bel mulino a vento. Oh. Cueva de los verdes. Questa è l'isola della Graziosa. Los Hervidores. Vieni a vedere a Los Hervidores cosa c'è. I buchi vulcanici. Affacciati, affacciati. Ma che figo. In fondo c'è l'acqua.
nostro mitico mezzo. Stiamo andando all'arrembaggio con il nostro mitico mezzo, ignorantissimo, tutto scassato. Playa Dorada, dove passeremo un piacevole pomeriggio, si spera. L'acqua è spettacolare, calma, spiaggia appunto dorata. È la prima attrezzata che vediamo nell'isola, tra l'altro. Bella. Hola. Oggi stiamo andando alla Graciosa. Siamo in traghetto. Abbiamo iniziato la nostra escursione per andare a raggiungere le spiagge di La Francesa. E l'altra non ci ricordiamo. L'altra. La Cocina. Della Cocina, forse. Pensavo ci fosse il sentiero sterrato, era tipo tutta sabbia. Quindi per 3 km. Sarà un po' lunga. Però è figa st'isola, bellissima. È tipo un parco naturale, non si può girare con le macchine. Non ci sono strade asfaltate. Quattro montarozzi. La spiaggia dove dobbiamo andare è dietro quel vulcano lì. Vedi, quella montagna là. Sì, c'è scritta che era protetta dal vulcano. Siamo quasi nella montagna Amarilla. La spiaggia dovrebbe essere proprio protetta lì sotto. Siamo qui in mezzo al nulla, è bellissimo. Guardate che figata di spiaggia abbiamo trovato. Playa della Cocina, della montagna Amarilla, è proprio sotto, ben protetta, acqua caraibica. Ci andiamo a metterci lì, c'è la bassa marea. Wow! Vento che ti sposta. Stanotte, unico posto libero di tutta la via. Abbiamo capito perché era libero. È una cacata di piccione unico. Che schifo. Non hanno risparmiato neanche un po'. Che schifo. Siamo per entrare nel parco nazionale di Timanfaya, dove ci sono i vulcani. Siamo proprio in mezzo al nulla più estremo. Montagna del Fuego, ora c'è una dimostrazione. Thank you.
cucinano sul vulcano. Squales, ríos de lava a más de 800 grados. Penso che sia dromedario o cammelli. Ciao chicos. Hola chicos. Hola. Porca miseria. Non cagare tu, eh. Sì, queste sono le bellissime idee di Elisa. Guardate. Siamo sul dromedario e ci sta venendo un mal di mare. Mi ha messo il peso da 10 kg per controbilanciare. Eli. Ciao. Sì, pensavo fosse carino, ma in realtà mi fa tanto pena. Oggi stiamo facendo un tour in auto dei posti che non abbiamo ancora visto. Quella lì tutta bianca è la cittadina di Aria. Ora andiamo a vedere alla spiaggia di Famara dove fanno surf. La mega spiaggia della Caleta de Famara, dove fanno surf, ci sono solo surfisti. Eli! Guarda che... i vigneti, che strani, li proteggono sì, con i muretti a secco per il vento, li lasciano crescere in orizzontale sulla terra, se no il vento li romperebbe. Guardate che figata, tutto tappezzato da sti muretti, e non c'è uva perché la vendemmia qua si fa a luglio, qua anticipata. Guardate, è pieno, e là dietro c'è terreno vulcanico dove non cresce niente, e qui una vigna così, che figata. Bodega La Giuria, la più grande di Lanzarote, adesso vediamo se la fanno visitare.